not nor. Che poi non era stato, non è che aveva insultato l'altro canale, però su YouTube ogni tanto è così. È che nel video del tizio dell'altro, ragazzi, lo facevano passare come una cosa vera, c'era la musica oscura, ma perché sono le tipo creepypasta, l'aveva messo tipo creepypasta. Però è bene pure che la gente sappia, insomma, da cosa deriva veramente questa cosa qua. Se no anch'io mi metto a dire le c***e, tipo, si dice che gli ebrei abbiano tanti soldi e che governino il mondo, e tutti fanno, oh, poi deve esserci qualcuno che arriva e dice, ragazzi, questi sono badati. Ecco. Non era grave a quel punto la cosa che aveva detto l'altro canale, era un'imbellettatura di una storia molto accattivante, molto affascinante, ma era inventata. E niente, ora io vorrei andare su, lo sapete che nel momento in cui parlavo di questa cosa mi sono un attimo distratto. Andiamo qui, du, Harry Potter, questo è tipo il giochetto di Harry Potter che devi entrare nei cerchi, ecco, abbiamo fatto partire tutti e due gli anelli, bene, ottimo. Abbiamo semplicemente attivato queste piattaforme qua. Fammi andare sulla piattaforma, fammi andare sulla piattaforma, io devo andare, non mi rompere. Ma allora... Fatto, eccomi qua. Eccoci qua, sulla piattaforma. Volevo quel figment, fa niente. Wopudu! Arrivati! Guardate chi c'è! Ovviamente ti faccio cascare sotto. Yo! Faccio cascare sotto tutti, scusatemi. Però a te. Boom! Boom! Ragazzina antipatica. Guardate come balla. Oh, v'ho detto che erano i Peanuts, guarda. Oh, questa è mezza nuda, che è? Boom, diamo botte a tutti. Andiamo e balla. Boom, botte a tutti. Vediamo questi figment. Ci sono anche tutte delle cose legate proprio al mondo della televisione in questi figment. Perché lei gli piace la roba stile anni 70 e 80. La TV. Il ballo. Sembra anche un po' la roba tipo di quello là, come si chiama? Austin Power. Yeah, baby! Andiamo via, andiamo qui. Pum. Siamo a buon punto. A sta botta non credo... Oh, ho fatto una cazzata. Questa botta non credo di aver preso tutte le valigie, assolutamente. Vediamo a quante sto. 1 di 2 Ivalt. No, ho mancato una valigia. Ciò non mi sconfinferà. Dov'è la valigia? Where is the valigia? Na, 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 na. Possiamo provare ad andare avanti a vedere se magari la valigia sta qui avanti. Se no fa niente, tanto torneremo. E qui c'è un altro vault. Vieni qui, piccola cassaforte. Comunque quella era la prima volta che trovavamo la cassaforte segreta, la cassaforte quella che vi ho detto che è importante, in cui c'è davvero il segreto reale del personaggio. Questa invece è la cassaforte in cui infatti ci siamo imbattuti dopo aver aperto una porta, è quella normale. Sasha e Mila sono agenti degli Psychonauts. Salvano un tizio che è stato legato a una bomba atomica. Si travestono da Ginny un genio. Salvano... Vabbè. C'è Mila in bikini. C'è Mila vestita tipo Eva Kant. Sasha e Mila cascano di sotto, guardate,
Sasha, oh, porca miseria. Oh no, guarda. Gli è venuto il naso a lei. No, ce l'ha il naso, però. Non si vedeva prima. Vabbè, l'avventura di Milla. Questo qui, di memoria, è un bel po' più allegra di quell'altra. Niente bambini che chiedono aiuto telepaticamente mentre bruciano vivi. Allora, vediamo un po'. Qui devo fare tutto giù. Sapete chi è che non nomino mai in questi video, ragazzi? Pingu. Pingu è uno dei miei cartoni animati preferiti fin dall'infanzia. Dai. Dai. Oh, trovato, finalmente. Guardate come si arrampica, sembra Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. You don't understand a thing. Qui ci sono gli elementi, qui qua sono violenti. Oh no, c'è il veleno. Ora provo ad andare sull'acqua. Non ho capito perché c'è questa parte finale. Vabbè, perché sono tutti ostacoli costruiti apposta per i bambini. Immagino. Sul veleno non ci posso andare, sul fuoco nemmeno. Dove vado? Semplicemente salto. Boom, boom, boom. Oh, ma le valigie poi? Ok, molla, grazie. Ah, dai, 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 dai. Andiamo, andiamo, andiamo. Salve a tutti, noi andiamo qui davanti. Ci sta il ponte di luci solida come in Portal 2. Ah, l'hanno copiato da Psychonauts. Sapete che in Portal in effetti c'è qualcuno che ha lavorato anche in Psychonauts. C'è Eric Wallpath, lo scrittore, che ha scritto parte della storia, ha collaborato a scrivere sia la storia di Psychonauts che la storia di Portal. Non so in quale misura, però so che ha lavorato per tutte e due le cose. E ancora sta cazzata, vabbè, fatto. Wolpav dice grazie. Vediamo qui. Ah, qui c'è uno. Io volevo però i cosi, volevo le valigie. Eccola, trovata. Ho fatto bene. C'era proprio quella che volevo io, quella verde. Dopo questa mi sa che ce n'è solo un'altra o un'altra due. No, altre due. Sentivo piagnucolare. E questi fanno. Pong. Vediamo se ci arrivo. No, mi sa di no. Meglio che vado prima qua. Ecco qui, andiamo avanti. No, 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 boom, boom, andate subito via. Boom, boom, boom. Avete visto, i sensori sono uguali, però hanno un cappello del cavolo. Hanno il cappello di Black Mesa! Hanno il cappello viola di Black Mesa. Ora io vi dico una cosa. Non ci crederete, ma è così. Potete andare sul mio profilo Steam, Knocknor, e verificare. Io ho preso il cappello viola in Black Mesa e l'ho portato fino alla fine. Non solo fino al mondo Zen, dove ti dà un achievement, anche fino al vero e proprio finale del gioco, dopo aver sconfitto il Niliant. Tiè. Quante persone sono riuscite a portarlo fino al Niliant? Perché un bel po' di gente ormai l'ha portato, non tanta, ma un po' di gente è riuscita a portarla al mondo Zen. Ma poche persone l'hanno poi portato al Niliant, perché c'è stato il secondo aggiornamento dovuto proprio al completamento del livello di coso, no? Del mondo Zen. E lì dopo tutti si sono messi le mani nei capelli perché è uscito fuori che quel coso lo dovevi portare pure fino alla finale di tutto il mondo Zen, il mondo degli alieni in Black Mesa. E quello io l'ho fatto, l'ho portato tutto di primo acchito. Ho fatto tutta una giocata. È difficile da portare quel cappello perché ci sono dei punti dove sto cappello devi stare attento perché ti casca in dei punti dove non lo recuperi più, quindi devi fare salvataggi continui, è un casino. Qui
come vedete stiamo facendo una bella corsa. Corse, 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 corse. Boing. Ah, cosa c'era lì? No, niente. Niente di che, penso. Sono in vantaggio. Grifondoro è in vantaggio. Sono in vantaggio, ma non voglio cantare vittoria. C'è Bobby Zilk dietro di me. Poi io di puttana Bobby Zilk. Bobby Zilk non avrà il mio scalpo. Sì. Bene, 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 bene. Boing. Bene, bene, così, bene, così. E vai. Tubo di plasca. Ah, lo vedo che mi supera, bastardo Bobby Zilk. M'ha superato. Ah, no, dovevo prendere la scorciatoia, mannaggia. Quello mi avrebbe aiutato a superarlo più facilmente. Dai, 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 che gliela faccio. Forse gliela faccio. Forse gliela faccio. Devo stare attento. Boing. Vai. Sì. Fatto al primo colpo. Vinto subito. Eh sì, Milla, ce l'ho fatta. Eccolo Bobby Zilk, vaffanculo. I'm so proud of you, my darling. Milla, Milla, Milla. Ah già, non è ancora finito. Ora ci sono. C'è ciò. C'è questa roba qua. C'è il bimbo tezzano lì appeso che vola. Sa un po' di mondo alieno questa parte qui. Potrebbe essere il livello finale Zen di Half-Life o di Black Mesa. Ragazzi, per chi non lo sa, perché ogni tanto io devo dire delle cose. Black Mesa è il remake del primo Half-Life, eh? Per chi non gioca ai videogiochi non se ne intende, quindi. Quando dico il livello finale di Half-Life e di Black Mesa sto dicendo lo stesso gioco praticamente. Non è identico perché il remake di Half-Life, appunto Black Mesa, è stato fatto molto tempo dopo. Hanno cambiato un po' di cose, ma molte cose sono simili. È proprio Zen che è un bel po' diverso, perché il livello Zen originale di Half-Life era il livello più problematico di tutto il gioco. Quello è un gioco fatto da Dio, Half-Life, il primo gioco della Valve. Però il livello finale hanno avuto dei problemi a farlo, insomma, perché era ambizioso, cioè tutte delle cose particolari. Poi io l'ho visto anche quello originale, perché io il primo Half-Life vero e proprio non l'ho mai giocato. Ho giocato varie volte, 3 o 4 volte, mi sa 4. Half-Life 2 per intero. Ho giocato Half-Life 2 episodio 1, Half-Life 2 episodio 2, Half-Life quello online, che stranamente uscì su Steam pochino prima del vero Half-Life. L'Half-Life online, che chissà chi ci gioca ancora, è uscito un po' prima dell'Half-Life vero, no? Vabbè, ho giocato a parte il primissimo vero e proprio. No vabbè, non ho giocato neanche tutti quelli là, Blue Shift, Opposing Force, quelle cose là non le ho giocate. Non avendo giocato il primo, ovviamente. Però ho giocato Black Mesa, che è un fedelissimo remake del primo. Non so se è un remake o più una remaster. No, è un remake, fatto molto bene con il Source Engine. Perfetto. Molto meglio di quella roba lì che hanno fatto proprio, che ha fatto proprio la Valve lì, che ha semplicemente inserito tutti i file del primo Half-Life, l'ha trasportato dal Gold SRC al Source. E quello è un... funziona male. Quella cosa lì adesso è diventata obsoleta e inutile, perché con il fatto che c'è Black Mesa su Steam, chi è che si compra più l'Half-Life su Source? Cioè, giusto per se tu sei interessato a vedere proprio com'era. Se sei interessato a giocare il primo gioco, male, perché penso che se ottimizzi il PC per un sistema operativo più vecchio, fai prima a comprarti appunto il primo Half-Life e basta, non la versione per Source. Ecco qua. Black Mesa l'ho regalato anche a un mio amico, perché sapevo che era un fan della Valve. Io ho detto, questo qua ti piace di sicuro. Ecco, io nel mondo dei videogiochi sono un po' come nel mondo dei fumetti. Sono molto atipico, perché mi piacciono sia giochi da console che giochi da PC parecchio.
Cioè, a me piace Coso, mi piace Ratchet & Clank, Crash Bandicoot, Kingdom Hearts, che sono tutti giochi da console, no? Però poi mi piace parecchio anche Half-Life, Bioshock è uscito per Xbox, ma alla fine è uno sparatutto. Mi piace Dishonored, Serious Sam, Duke Nukem, Doom, queste cose qua che sono da PC. E poi ancora per console mi piace coso lì. Ho giocato di recente Sackboy, molto carino. E invece di solito nel mondo dei videogiochi la gente su queste cose ci si uccide manco fosse una guerra santa. È veramente cioè, un odio quasi religioso che io non capisco perché ognuno gioca dove cazzo gli pare, l'importante è che ti diverti, che i giochi siano belli e magari che uno non debba spendere troppi soldi, ecco. Wow!